Salvatore Scalzo, candidato sindaco di Catanzaro. Lei nei giorni scorsi ha denunciato quelle che sono state delle irregolarità riscontrate in alcuni seggi. Oggi la commissione elettorale ha dichiarato vincitore il suo oppositore Abramo. Che commento può farci in merito? Inadeguata per la gravità della situazione, perché è vero che compete alla Commissione elettorale un ruolo di verifica, e quando il ruolo di verifica ce lo prendiamo in senso stesso, nel momento in cui le situazioni che riguardano la sezione 85 sono di gravità infinita, perché riguardano due schede in più rispetto a quelle dei votanti, riguardano tre schede non vidimate votate, riguardano quasi 30 persone. Praticamente 60 voti circa espressi in tre casi con due certificati elettorali uguali, quindi vuol dire che 30 certificati elettorali votano per due volte in quella sezione. E beh, cos'altro abbiamo bisogno prima di bloccare tutto? Questa è la mia domanda. Quindi Al di questa è. là, diciamo, del fatto che magari la Commissione si sia riservato un ruolo notabilare, quindi di semplice verifica dei verbali, ma quando le inesattezze e le irregolarità sono così gravi, era chiaro che la proclamazione non dovesse arrivare, per come la vedo io, perché altrimenti davvero non capiamo quando lo Stato e gli organi dello Stato debbano intervenire per permettere un voto realmente democratico. E quella sezione 85 è solo un caso esemplare, perché poi nel contempo, e questo l'abbiamo segnalato con forza, ci sono 20 persone che dichiarano in varie sezioni di aver già trovato il proprio nome sbarrato sui registri come se avessero votato, e ancora c'è un'inchiesta in corso della Digos con elementi, pare anche discretamente forti, circa la compravendita di voti da parte di un candidato che ha preso 600 voti in una delle liste di Abramo. Allora io mi chiedo di cos'altro ci sia bisogno Qual prima è di la sua intervenire. lettura politica di quello che è accaduto? Ma la chiave di lettura principale è probabile, ognuno voglia un pochino scaricare al prossimo la responsabilità. Insomma, io penso, se con questi elementi che ho descritto non ci sono le condizioni per intervenire, laddove, ripeto, il margine è ristretto, perché laddove parlassimo di un margine di 10.000 voti, ma quando si vince con 120 voti ci sono tutte queste situazioni che trovano, ripeto, emblema in un atto pubblico di verbale da parte di una commissione elettorale di un giudice su irregolarità gravissime, che sono più situazioni da Burkina Faso che da, no, con tutto il rispetto per la Burkina Faso, ma che da Catanzaro. Insomma, io penso che qui bisogna intervenire subito da parte del Ministero, da parte della Procura, a sequestrare gli atti. Cioè, c'è poco da fare, non, io credo che la commissione elettorale avrebbe dovuto pazientare, anche perché non va bene neanche per l'amministrazione che è nuova, cioè trovarsi con queste ombre già il primo giorno, no, mi sembra davvero inopportuno. Cosa farete voi ora? Io ringrazio Salvatore Scalzo per essere stato con noi.